Pensa che sia diventata una vita qua giù. Veramente? Magari ne approfitto per prendere il tuo posto se ti va per 2 secondi. Fra, ti va di suonare? Dai, facciamo un esperimento, tanto ormai... Non serve fare finta che non lo sapevate. Alessandro! Oh, ma sai che da qui davanti è veramente più figo? Porca miseria. Dietro non si vede niente. Tu vedi? Questo è della neve. Ci vedi da dietro? No, perché non è partito ancora il fumo. Comunque... Lo posso prendere il microfono, Lorenzo? Mi dai l'autorizzazione? Grazie. Vorrei muovere un po', pochissimo. Ok. Allora, come sapete, questo è un momento in cui noi liberiamo i nostri istinti più... insomma, i nostri istinti primari. E di solito faccio il discorso dell'Italia, dei mondiali, ma qui mi sembra abbastanza inutile farlo, insomma. Vi piace il calcio? No, no. Sì, sì. Però visto che siamo a Molinera, siamo alla festa dei motori, parliamo di di motori. Magari questa canzone si può ricollegare direttamente a ai motori. Che come, come? Mi dicono di guardare una maglietta. Ah, ecco, allora questa è dedicata a te. Sai che non l'avevo vista. Vai. Ragazzi, questo è un momento di puro divertimento, lasciatemi andare totalmente. Facciamo casino. Mi fanno male le ginocchia. I'm gonna fight him all. A second nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it. Abbastanza comunque silenzioso, quindi non vorremmo mancare di rispetto, però dobbiamo fare abbastanza casino qua, perché a te piace il calcio, veramente. Sì, allora lo sai che è successo quest'estate, ma non vorrei farti un ricordo brutto. I mondiali come sono finiti? Mannaggia, vinto la Francia, te lo ricordi? Allora questa adesso la cantiamo, la faccia. Visto che se n'era uscito il microfono. Ok, scusate, non volevo girare. Ma questa adesso la facciamo per caricarci al massimo. Ecco, fra 2 anni ci stanno gli europei, magari facciamo il colpaccio. Però mi piacerebbe che ci fosse più genere invece. Tutti insieme andiamo.
servono tante parole. Grazie. Ma tanto stiamo facendo casino tra di noi. Se facciamo un po' di rock and roll, ballate? Sì, ma sempre sì, poi non ballate mai. Ma Molinella, non so se mantiene la promessa. Ballate? Sì! Quanti? No, di no, almeno sono sinceri, bravi. Bravi, viva la sincerità. Un applauso ai signori di giù. Non vedo tanto bene. Dai. It's one for the money, two for the show. We're getting it right now, girl, can you put no shoe? I'm a step on my boots for shoe. Or you can do the thing, but for my boots and shoe. Or you can go in my house, sleep my phone. Or if I leave from your blue job. Do you like me if there's more to you? I'm in love with you, but not you. Step on my boots and shoe. Let's go, kid! Divertirci e scatenarci, quindi insomma. Se qualcuno interessa la cassa se ne va, perché mi è stretta con un santo corpo, probabilmente la vedremo. Era un linguaggio per Gianmario, non siamo riusciti a crescere. No, ma se ne va già, Rick si rallenta. Qualcuno di voi conosce la donna? Allora adesso la suoniamo e la cantiamo. Grazie. Cosa vuoi da me? Cosa pretendi? No. Se è giusto non lo so. Yeah.
anch'io, sai, non ho avuto più di te con tua. Che è successo il 10 agosto? San Lorenzo e? Impossibile. È uscita una polpetta piccante. Ma la sapevi già cantare?
sai che tu resta sempre il pieno. Scusami, così resterà la sete dentro l'anima. Cerco di mangiare da solitudine, se mi chiedi preso anche da me, perché né tu né io sapevamo cosa cercare, ognuno fosse andato suo. Ripenseremo ai nostri giorni di così tanta musica che ci resterà la sete dentro. E adesso abbiamo finito, abbiamo finito. Questo brano ci siamo molto 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 affezionati. No. Ogni volta che lo sentiamo è una bella emozione. Sì, questo è un altro dei pezzi, a parte che la serata è tutta nostra, come vedete siamo proprio a casa tra noi. Non diciamo però. E lo vorremmo usare per dirvi che magari a volte capita che ci si spaventa un po' perché abbiamo paura del giudizio degli altri, di quello che gli altri possano pensare di noi, e quindi questo è un problema perché ci frena, ci mette tanti limiti e quindi poi ci viene inibizione, vergogna, paura, la paura che è una grande nemica. Quando poi magari in fondo gli altri non è che gli importa tanto di noi, quindi potremmo anche sentirci più liberi di vivere la nostra vita e di fare le nostre mosse azzardate. Spengo io, eh.